Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay, ovvero il secondo episodio di Resident Evil 3. Se sentite rumori di fondo non è colpa mia, è la PS4 Slim che sta soffrendo. E se dovrà implodere, io vado appresso a lui, quindi non mi vedrete più. Se qualcuno vuol darmi una mano a fare l'upgrade, qua sotto nella wishlist trovate una PS5. Lo so, direte perché non registri con una Xbox Series S? Magari se farebbero Microsoft un qualcosa per poter registrare facilmente, l'avrei fatto. Ma siccome Sony è l'unico che ti dà la possibilità di registrare come si deve e montarti video come si deve con il loro programma, è un'altra storia. Ma prima di iniziare a giocare, voglio salutare e ringraziare chi mi ha commentato nell'ultimo, cioè nel primo gameplay. Ovvero Licoris Radiata, perdonami Licoris ogni volta che mi fermo perché ho paura di sbagliare. E anche un salutone a Barbara Rossi. Spero che continuerete a seguire e altre persone inizieranno a seguire, diciamo, questo nuovo format qua sul canale. Che diciamo che il primo gameplay non è che sia andata molto molto bene, però io continuo. Diventerà una serie serale, ogni giorno alle 8. Ho deciso di fare così. Anche i caricamenti sono molto lenti, mi sono accorto sulla PS4 Slim, che io lo giocai ai tempi sulla Pro. Non fatemi domande perché sono con una Slim, perché sennò è un'altra storia e sarebbe noioso. Allora, se vi ricordate, siamo riusciti a prendere il coso per tagliare le catene. Ora lo usiamo qua e poi torniamo indietro a fare tutte le nostre operazioni. Un po' chi ci sta qua dentro. Sei della UBCS? Sì, fai piano. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Ok, fammi vedere. No, 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 aspetta! Tu! Porca puttana. Che cazzo hai fatto? Era infetto. Ma non potevi saperlo! Che rammolliti gli starci. Ecco perché siete quasi tutti E morti. tu chi cazzo sei? UBCS? Vi ammazzate tra voi? Si sarebbe trasformato. Ha intenzione di morire giovane, per caso? Torna subito alla stazione della metro. Non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti. Proprio stronzo, eh. Poveraccio. Al diavolo alla prigione, la Umbrella Corporation mi ha reclutato per un lavoro. Un lavoro. Non so come diavolo abbiano fatto ad annullare la mia condanna all'ergastolo per l'omicidio di 20 membri di una gang. Minchia, 20 se ne è fatti. Ma Dio li benedica. Questa occasione non me la lascio certo sfuggire. Col cazzo che rimango a marcire dietro le sbarre. Inizierò a rimettermi in forma. No, 89 kg, 20 km di corsa, 3 circuiti. Ok. Vi giuro, di ben 12 centimetri pensavo che parlava del suo pene. Pensavo che parlava. niente, qua spiega un po' tutte le sue. Cioè, è inutile, è lui che se la tira. Ora. Il problema, io mi andrei a riaprire, come ho detto, quelle cose che abbiamo lasciato indietro. Vi ricordate il fucile a pompa? Ecco, quello non me lo vorrei perdere. Lo
so che tanti di voi mi diranno, ma Ivan, ma curati. E lo so, so fissato. Fin quando non vedo che mi diventa rosso. Oh, cazzo. Ok. Prima non ti eri svegliato, stavolta sì. Qua, vi ricordate al Kite Bros? Andiamo a prenderci il fucile a pompazza. Eccolo qua. Olè. Ci avremo abbastanza spazio per prenderlo? Sì. Ah, ok, occupa uno. Va bene. Insomma, che ci può servire. Ora andiamo. Ecco. No, con te non lo uso il pompa. Fermo. Ok, colpo di grazia. Ma a proposito, aspetta. Da questa parte dov'è che si andava? Non puoi fare i giri inutili. Aspettate un attimo. Ok. Ah, salve. Morto? Ci siamo tolti dai coglioni anche questi. Buono. Vorrei disattivare questo cazzo di... Mira assistita non la voglio. Che cazzo. Io mira io. Mettiamoci già il pompa proprio a portata di mano. Ok. Ma io t'avevo sparato prima. Scusami. Ma affari in culo. Cioè, non ho capito, non vuole morire mai questo. Usiamo qualcosina, direi. Ci posiamo. Ci sono un bel po' di cose che servono qui. Sono un po' indeciso. Posso casomai i colpi di pompa. Vabbè. Vero, vero, dalla parte che dobbiamo andare mi servono i colpi pompa.
Sì, assolutamente mi servo. Non posso lasciarli qui. Tranquilli, poi mi curerò. Medio Oriente, Europa dell'Est, Africa orientale. Credevo di aver visto l'inferno con i miei occhi, ma pensavo di poter resistere alla vista di ogni genere di atrocità. Ma questo lavoro avrebbe dovuto essere facile e con un buon stipendio. È successo tutto molto in fretta. La nostra squadra era composta da 30 membri e dotata di armi di ultima generazione, ma non è bastato. Siamo stati spazzati via in meno di 48 ore. Ho capito subito che la situazione poteva soltanto peggiorare. Con l'inferno non era che l'inizio. Datemi pure del codardo se volete, ma non mi interessa. Questa è la mia unica via di fuga. Spero solo che il mio povero corpo non torni a camminare dopo che avrò premuto il grilletto. Ok, questo qua è la luce, ok. Ok. Per cani di merda. Ah, si era pure buggato, sono contento. Vi giuro, mi facevano cacare in mano i cani. Io che poi c'ho la fobia per i cani, perché sono stato morso un sacco di volte da piccolo. Porca puttana. Ok. Sento dei passi. Salve signora. Oh, e manco una volta l'ha azzeccato. Grazie signor. Che mira de merda. Ah, sta scendendo pure lei? Buonanotte. Ancora vivo? Gli do l'ultimo colpetto. Si sia fermo. Grazie. La ringrazio, molto gentile. Stia giù e non rompesse il cazzo. Ok, possiamo salire. E lasciamo qua. Poi riprendiamo. Far fronte ai continui episodi di violenza in città è stata pianificata l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica della dalla sottostazione. Quando la situazione sarà tornata sotto controllo, si prevede di riattivare i quattro sezionatori il prima possibile. Sarà poi necessario attivare l'interruttore principale della sala di controllo per ripristinare la rete elettrica. Ok. Ah, qua c'è la borsetta per aumentare lo spazio. Meno male. Salviamoci pure la partita. Ok. Qua sembra non esserci altro. C'è una puzza di
Non voglio neanche pensarci. Museo delle piante verdi, vabbè. Quello, per chi conosce Resident Evil, sa che servono le piante verdi. Oddio. Schifo. Oh mio Dio. Apriamo. Ok, così possiamo scassinare tutto. Munizioni in più. Penso che ora è il caso di curarsi. Così era la schivata. Con R1. Me l'ero proprio dimenticato. Ah! Un'altra cosa che odio, i ragni. Salve. Che schifo. Vada via con quella lì. No, no. No, no. Questo è un po' sul pornazzo, dire. Mamma mia. Ecco. Io che cazzo mi sono curato a fa? Inutilmente mi sono curato. Sono un coglione. E vomita. Scusi Jill, vomiti. Come non c'è il tasto vomito? No, capire. Boh. Forza. Ok. Oh, ma sto cazzo di cosa, come se toglie? Oh. Che cazzo? Aia, fessa di sua sorella. Manco ci vedo bene con sta merda io. Minchia, non mi ricordo come si toglie sto veleno del cazzo. Secondo me è la piantina rossa, sicuro. Ah, ecco, cosa avevo io. E ho sprecato, praticamente, due piantine verdi prima. Sono un grande, proprio, un grande coglione sono. E che non me lo ricordavo più. L'ho proprio dimenticato. Che vi giuro, l'ho giocato nel 2020. Cioè, per chi ha visto il primo episodio, l'ho raccontato. Cioè, il periodo quarantena. Ho giocato. Cioè mi ci sono proprio chiuso con sto gioco. Oh guarda, neanche il tempo. Mi aspetto. Dov'è? Oh, un altro.
Che cosa diavolo sta succedendo? Degli strani insetti che costruiscono nidi, un odore metallico che fuoriesce dall'impianto di ventilazione, è come se non bastasse. Dalla scorsa notte è successo il finimondo. Voglio andare a trovare mia madre, ma il capo è stato chiaro, non posso andarmene se prima non chiudo tutti i sezionatori. Dannazione, devo darmi una mossa se voglio filarmela da qui. Sono nella merda, lo stomaco mi fa così male che non riesco neanche a muovermi. Una piantina rossa deve pigliare, caro. Arrivato all'ultimo sezionatore, una specie di enorme ragno mi è stato addosso ficcando un grosso tubo in gola. Per fortuna sono riuscito a scappare riuscendo in qualche modo a non vomitare. Cazzo che male, c'è qualcosa che si muove dentro di me. Perché non ho vomitato? Cazzo fa male, sento come se stesse esplosivo in uno stomaco. Non voglio morire così. Ti voglio bene, mamma. Poveraccio. Vaffanculo. Venite, venite. Che vi aspetto. Ora andiamocene da qui. Fanculo. No, no, no. Qualcun altro? Ok, rimane solo l'interruttore principale. Prendi questo. Ma possiamo qualcosa? Sì. Carlos, qui Jill. Ho ripristinato la corrente. Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Cioè lei non può parlare al telefono e pia pure cose. Cioè la mano l'altra che fa? Piantala. Qua. Cioè l'altra mano, Jill, non ce l'hai amputata, che? Non la puoi usare l'altra mano. Scusami, eh. Penso che c'è un'altra munizione qui. Oh, ah, guarda che chi si rivede. Pezzo de merda. Figlio di puttana. Voi direte che perché lo stai colpendo? Che se non mi sbaglio ci dovrebbe dare qualcosa. Non mi dà un cazzo. Niente, mi ricordavo che da... Porca puttana Eva.
Ma andate a cagare. Scusate. Fatta una cazzata. Ho fatto una bella cazzata. Io mi ricordo che se ci combattevi, cioè lui ti dava qualcosa. Ma ne ero certo io di questo. Invece la minchia mi ha dato nel culo. Quello me l'ha dato tutto lui. Vieni qua, troiona. Eccolo qua. Beh, vedete, mi ricordavo bene. Aspettate, vero? C'è qualcosa da aprire qui. Sì, qua. No, no, mi scusi, mi lasci stare. Vediamo cosa c'era qui. Oh, buono questo. Caricatore maggiorato per la pistola, utilissimo. Qua invece... Ok. Puttana, l'ansia mi sta facendo venire sto stronzo dietro di me. Bella madonna, mi faccia andare via. Non penso che puoi entrare nel negozio tu. È vietato. Qualcos'altro di utile? Non vale nient'altro. Ho preso tutto. Vai a cacare, ti prego. Se non mi sbaglio, anche qua c'era qualcosa da aprire. Ricordavo bene. Almeno posiamo qualcosa che non ci serve. Come cazzo ho fatto a entrare qua dentro? Ma porca puttana. Rieccoci qui.
Sono nella sala di controllo. Adesso. Bene, devi impostare il percorso. Ok, dammi un minuto. Ok. Qual è la destinazione? Treno è fermo a Redstone Street. Dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Riesci a programmarlo? Ehi, sono una superstar. Consideralo fatto. Percorso non valido. Si prega di riprovare. Allora. Ok. Mi devo ricordare. Neanche stavolta. Porco di quel Giuda. Cristina, davvero? Le proviamo tutte, io penso. Niente. Saranno qua sbagliati. Sono rincoglionito io forse. Oh, cazzarola. Io mi ricordo la prima volta l'avevo fatto, ma nessuno mi crederà, però lo dico. Ah, c'erano anche le numerazioni. Cazzo, non mi ricordavo. Ma sono un coglione. Ok. Ok. Percorso valido. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sono io. Ho impostato il percorso. Devo cambiare i numeri. Jill, sei fantastica. È dura a morire. Torna. Non mi ricordavo. Noi controlliamo che il treno sia pronto a partire. Bene. Apriamo pure questo. Spero che non mi sto dimenticando nulla. Ah, salve. Mi ero dimenticata sta cosa di quelle Resident Evil 4. Sì, Abraham, mi dica i suoi problemi. In testa. Sì, ci abbiamo provato pure in tanti modi. La grandissima puttana.
È inutile che le uccido. Spreco munizioni. Ah, è lui che infetta, lo stronzo. Ma sei un pezzo di merda. Ma mi scusi. Ma mi lasci in pace, lei e sti tentacoli del cazzo. Sei proprio un cacamicchia, eh. Ho pure sbagliato strada. Vai a fare in culo. Mi hai fatto pure sbagliare. Oddio, vai via. Qua è off limits. Oddio santo, non è off limits. Ma lui qua non ci dovrebbe entrare. Che cazzo. Ma mi scusi! Vai a cagare pure tu. Mappa. Bella madonna che... Ma veramente, guarda. C'ho parole. Babbo. La madonnina cara. Prendiamo le pietre. Se non sbaglio, ce le ho tutte le pietre, sì. Bene. Così prendiamo, ma c'è qualcosa, è ok, utilissimo. Una borsetta è pure utile. Ok, ottimo. Questo lo combiniamo con questo. Ora è diventato un fucile molto più serio. Salviamo la partita. Si sa mai. Nel frattempo apriamo anche questo. Penso che abbiamo finito qua. Cioè, possiamo partire. Bel lavoro, Superstar. Sono colpito. Siamo pronti? Sì, quasi. Ci servono altri 30 o 40 minuti. Nicolai, come procede? La città brulica di quelle creature. Non potremmo farci strada a forza. Che ci fa lei qui? Ci aiuta a far ripartire il treno. Non abbiamo bisogno di pesi morti. Sempre sto stronzo. Non ci è d'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ehi, stai calmo.
ammazzare. Devi scusarlo. Sono tutti un po' stressati. Maledizione. Ancora lui. È Mickey. Cosa? Ehi. Lo porto via da qui. Aspetta. Ma c'è... No, Jill. Cazzo. Ma dai. Sono stanca di averti tra i piedi. Vuoi la Stars? Te la do io, la Stars. Vieni. Occasione. Dai. Buttate dentro. Ne fogni. Vaffanculo. Carlos, mi ricevi? Carlos! Poi lei non riesce a aprire porte. Devo trovare una via d'uscita. Ok. Piantina rossa. Utile. Munizioni. E pure il pompa. Prendiamo pure la mappa. Una mappa dell'area. Perfetto. Questo non ci serve più. Il grimaldello, se non spunta questa cosa del cestino, penso ce la possiamo tenere. Che dire? Penso che possiamo chiudere qua perché è venuto un bel gameplay bello lungo. Ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, spolliciate e fatemi sapere la vostra, se vi sta piacendo e se casomai prossimamente faccio qualche altro sondaggio, sempre un altro gioco horror, un'altra avventura horror, varie avventure horror, e voi scegliete quale dovrei giocare. Ringrazio a tutti. Mando anche un grande saluto a Barbara Rossi, che so che lei è arrivata fino a qua, fino alla fine. E saluto anche tutti gli altri, spero che se siete fino a qua mi dite sono arrivato fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.